Senti, Loretta, ma anche tu c'avevi questo fuoco dell'arte come queste signorine che stanno qui quando hai cominciato a fare questo lavoro? No. E come è successo? È successo che me ne sono accorta dopo, molto dopo. Cioè? Che ti posso dire, intorno ai 16 anni, perché non ero più né carne né pesce. Mentre prima mi chiamavano a fare tutte le bambine di tutti i teleromanzi, che poi erano quasi tutti siglati con Giulio Maiano, che è uno dei miei ospiti stasera, che ringrazio di essere qui insieme a tutti gli amici. È arrivata l'età che io ero piatta, come poi sono rimasta, ma io allora non lo sapevo e speravo che poi dopo ci sarebbe stata un'esplosione di forme incredibili. E non potevo fare le donne, ma non potevo fare le bambine perché ero già alta. E lì è stato il momento della vera tragedia, perché ho detto... Ma sai che mi piaceva tanto recitare, fare... Quindi praticamente tu le cose prima le assaggi e poi dopo, se ti piacciono, rimani ancora per una ventina d'anni. Esatto. Così va anche con Brezza la storia, l'hai assaggiato? A che punto di cottura è? Senti, Brezza è un po' quei nomi che sono una garanzia. È vero. Ha un effetto immediato. Senti, ti abbiamo fatto una sorpresa. Ti facciamo vedere un piccolo pezzettino di un filmato che hai fatto quando eri molto piccola, insomma quasi, così sempre. Come i bambini. E le stelle stanno a guardare, di Anton Giulio Maiano. Lui, l'addio alla recitazione. Ma eri proprio carina, eh? Buongiorno. Mi avete deluso. Tutti e tre. Profondamente. E non ve ne sono certo grato. Grace, familiarizzando con persone che non metteranno mai piedi in questa casa. Ma papà, ho 17 anni. Frequenta gente del tuo mondo. Se temi di annoiarti, renditi utile. Riordina la biblioteca. Giancarlo Tieni Giannini, compagnia Carlo a tua madre. Giannini, mio fratellino. Magari Enzo Tarascio era il papà. Volta, visto che ci tenevi tanto a studiare musica. Altra sorella era Anch'io ti ho deluso, papà. Eppure mi sembra di aver fatto abbastanza. L'ultima che cosa hai fatto? Questa come attrice. Ho rinunciato per a tutto. Una vita diversa. Sei arte bravo. Ma come, per fortuna? Ne farai altre mille così. Io voglio chiedere a Anton Giulio Maiano cosa l'ha colpita della di Loretta Goggi. Il sex appeal. Aveva poco più di 9 anni. Io devo fare dei provini per una parte importante in una commedia americana che si chiamava Sotto Processo. E feci un provino a una trentina di bambini. E poi viene fuori questa deliziosa, e ancora adesso, direi stupenda adesso, e con una gran massa di capelli rosso ramati. Ma era brava anche già da allora. E allora mi colpì il suo sguardo, perché la gente non lo sa, ma per la maggior parte, ma le persone che sfondano nella vita, che hanno successo, hanno uno sguardo particolare. E com'è questo sguardo? Ce lo descriva in poche parole. Ci sono degli sguardi particolari, come le donne incinte hanno lo sguardo della mucca. Questo non è carino da dire. No, è bellissimo invece. No, è uno sguardo, è uno sguardo intenerito, è di chi si guarda dentro. Uno sguardo con le stelline, diciamo. Vediamo se ce li hai. Le stelline negli occhi, un bel pelo piano negli occhi. Le stelline le vedo. Senti, hai fatto anche del teatro con Gigi Proietti. Un'esperienza bellissima, devo dire. A quanti anni avevi quando... No, era piuttosto recente, perché era il 1981, solo che io non avevo fatto più teatro da quando avevo 16 anni. E credo infatti mi abbiano chiamato perché ero andata molto bene a Sanremo e quindi il botteghino era tranquillo. Poi invece anche le critiche hanno dato ragione a Gigi Proietti. Ecco qua, questa canzone, te la ricordi? E come posso? Non la posso dimenticare. Sta suonando la nostra canzone. Gino Landi ti ha voluto dedicare questo balletto di questo tuo grandissimo successo a teatro nel 1981. Stanno suonando la nostra canzone. Tania Piattella e Massimiliano Mantoviati.